Sono Samuele Pi e ho l'onore questa sera di moderare la presentazione di un libro, una guida, su Firenze insolita e segreta. L'autore lo conosciamo, è il parlamentare europeo Niccolò Rinaldi, siamo suoi ospiti oggi e abbiamo anche tra di noi autorevoli esponenti del Parlamento europeo. Sir Graham Watson e Leonardo Domenici, il quale è stato per 10 anni sindaco della città cui la guida è dedicata e tra poco dovrà anche partecipare ad un'altra riunione. Pertanto l'invito è quello di portare un saluto alla presentazione e poi abbiamo più tempo per rimanere con gli altri ospiti e naturalmente anche confrontarci su questa che si presenta come un'iniziativa perlomeno interessante e curiosa. Un parlamentare europeo che scrive un libro sulla sua città, una guida turistica, che poi in realtà a ben vedere non è proprio così turistica, è qualcosa di più che una guida turistica. E quindi, passando la parola a Leonardo Domenici, una domanda che mi viene spontanea: se un sindaco di una città per 10 anni di una città, dopo 10 anni, 2 mandati, leggendo una guida di questo tipo, può apprendere qualcosa di nuovo dalla città che ha avuto la fortuna e l'avventura appunto di amministrare. Prego Leonardo. Sì, grazie. Io prima di tutto devo scusarmi con voi, ma per il mio lavoro al Parlamento europeo siamo alla vigilia del dibattito e poi del voto sulla economic governance e si tratta di un atto molto importante. E quindi io purtroppo con molto dolore vi devo abbandonare per dedicarmi a questioni molto diverse dalla guida di Niccolò. Quindi mi scuso prima di tutto con Graham Watson, Sir Graham Watson. La prima uscita pubblica come Sir. Allora, questo, siamo onorati che questo avvenga nel segno di Firenze, ecco, possiamo dire questo. E naturalmente mi scuso anche con voi e con Niccolò, però comunque non volevo mancare, perché secondo me prima di tutto questa guida è un libro. Sì, è una guida, ma è soprattutto un libro su Firenze. Io credo che da parte di Niccolò, e lo dico senza nessuna enfasi o retorica particolare, sia un atto d'amore verso la nostra città. E questo credo che sia l'aspetto, almeno per me, più significativo e più importante, come motivazione, come slancio, come spinta. D'altra parte Niccolò si accinge, però questo non so se lo posso dire, ha un altro atto d'amore nei confronti della nostra città, nel senso che ha sempre sentito fortemente il richiamo di Firenze e credo che Firenze sia una città che per chi ci è nato per tutta la vita ha la capacità e la forza di esprimere un richiamo particolare. È una città complicata, per cui tanti fiorentini, illustri o meno illustri, si sono allontanati polemicamente da Firenze, come è nello spirito fiorentino, ma di sicuro il legame e il rapporto è sempre stato per tutti, come dire, quasi viscerale, profondo, sostanziale. E devo dire che mi ha colpito in primo luogo la quantità di volte, le numerose volte che nella breve premessa, introduzione al volume, Niccolò usa la parola pietre, nel senso che Firenze è la città della pietra e delle pietre. Firenze è la città che conosciamo, ne conosciamo il patrimonio artistico, culturale, monumentale, ma uno degli aspetti che mi ha più favorevolmente colpito del lavoro
molto attento, molto dettagliato di Nicolò è che non c'è soltanto la Firenze, fra virgolette, solita, quella che conosciamo, ma c'è anche una Firenze moderna e contemporanea. Per cui il grande merito non è di fare un lavoro che inevitabilmente, essendo appunto Firenze la città che è già stato anche fatto in passato, di andare a vedere gli angoli particolari dei monumenti o delle aree monumentali. Ma Nicolò ci racconta anche di una città moderna e contemporanea. In fin dei conti a Firenze c'è sempre il problema della modernità e della contemporaneità, perché il termine di riferimento è così impegnativo che tutto ciò che è moderno e contemporaneo immediatamente subisce una specie di svilimento nel confronto e nel paragone di ciò che c'è stato prima a livello rinascimentale. Quante polemiche, quante discussioni abbiamo fatto sulla mancanza della contemporaneità in una città come Firenze, perché giustamente c'era e c'è ancora chi vuole vedere di più questo aspetto moderno e contemporaneo della città. Ma a parte il fatto che ogni arte a suo tempo è stata contemporanea, possiamo anche dire che in realtà c'è anche una Firenze moderna e contemporanea che Nicolò ci illustra. A me fa anche molto piacere, perché evidentemente, avendo fatto dal 99 al 2009 il sindaco, c'è anche parecchio, diciamo, del lavoro nostro in questa Firenze moderna e contemporanea, quando si parla del Palazzo di Giustizia, quando si parla di Piazza Madonna della Neve, il recupero delle vecchie carceri delle murate. La grande soddisfazione di un sindaco che riesce a far diventare quello che era un luogo di detenzione invece un luogo dove vive la gente, dove si incontra la gente, dove si costruiscono delle piazze per stare insieme. Ho visto che Nicolò mette addirittura a un certo punto anche la spiaggia sull'Arno, e questa spiaggia sull'Arno che noi abbiamo fatto durante il periodo in cui ero sindaco mi fa venire in mente qualche cosa sullo spirito fiorentino che non posso non ricordare in questo momento. Essendo stato uno dei pochissimi sindaci di Firenze che ho scoperto poi è nato proprio fisicamente nella cerchia delle mura antiche della città, che quando noi inaugurammo questa spiaggia sull'Arno, che ovviamente è una spiaggia temporanea e mobile, perché è evidente che viene smontata e rimontata solo in certi periodi dell'anno, facemmo l'inaugurazione tutti contenti e poi c'era un anziano fiorentino appoggiato sulla spalletta dell'Arno che mi fece: ma sindaco, tanto alla prima piena che arriva porta via tutto quanto, l'Arno sottinteso. E questo mi fa venire in mente tante cose che parlano della Firenze insolita e segreta anche nello spirito della città. Una delle storielle più note a Firenze, per dire qual è questo spirito insolito e segreto che è nella città ma è anche nell'animo dei fiorentini, è la storia del cappellino. C'è un bambino che cade in Arno, rischia di affogare, arriva un giovanotto, si butta, lo salva, lo porta a casa, suona il campanello, il bambino sale le scale, il giovanotto sta per andare via, poi la mamma si affaccia, lui pensa che lo stia ringraziando e invece la mamma gli fa: scusi, ma il cappellino che aveva in testa dov'è? Queste sono un po' le caratteristiche, diciamo, difficili, un po' spigolose di tutti noi. Così come spigolosa e di pietra è appunto la città che così bene Nicolò descrive. Una città difficile, complicata. A me hanno sempre detto, dice, ma lei ha fatto il sindaco di una città complicata. Naturalmente poi avevo sempre presente io il paragone con altre città italiane e in cuor mio non mi sembrava affatto più complicata la situazione di Firenze. Però non c'è dubbio che avere a che fare con questo tipo di realtà
rende un po' nevrotici noi fiorentini, nel senso che dobbiamo riuscire a gestirla e a governarla, e non è facile per tanti motivi, anche che sono concreti: il turismo di massa, il degrado urbano che inevitabilmente colpisce tutte le città, la mancanza spesso di infrastrutture adeguate e così via. Però non c'è assolutamente alcun dubbio che lo sforzo di Nicolò, pienamente riuscito, e l'impegno che lui ha messo in questo lavoro deve essere uno sforzo e un impegno riconosciuto, per il quale noi lo ringraziamo non soltanto come fiorentini, ma da parte di tutti coloro, e sono tanti per fortuna al mondo, che amano la nostra città, con il merito di far capire che Firenze, e questo appunto Nicolò lo sa fare, che Firenze è una città speciale, ma è al tempo stesso una città come tutte le altre. E diciamo che il segreto è nel riuscire a tenere in equilibrio, cosa che non è sempre facile, questi due aspetti: l'essere speciali, ma l'essere come gli altri. E credo che da questo punto di vista essere quindi uniti nella diversità è proprio uno degli aspetti che riguarda la vita di Firenze, così come la vita di tutta quanta la nostra Europa. Io purtroppo vi devo lasciare, però non volevo mancare di portare questo modesto mio contributo e saluto, e soprattutto come ex sindaco, sì, ma soprattutto come fiorentino, ringraziare Niccolò per il bel lavoro che ha fatto. Grazie. Troviamo le cartine geografiche, troviamo gli indici alfabetici, tematici, per interesse che un visitatore, un viaggiatore può avere quando va a scoprire una città nuova. Però si distingue da, ecco perché è una guida insolita, in quanto non è dato troppa importanza al dov'è il posto che costa poco o dove si spende il giusto prezzo per dormire, per mangiare, ma vuole essere in realtà un esercizio quasi di osservazione. Nella sua introduzione l'autore lo dice molto candidamente, che ha imparato molto scrivendo questo inventario di qualità, lo definisce, un inventario di cose, di qualità da vedere, da scoprire, e ha imparato molto anche nello scrivere, nel raccogliere le informazioni, perché si è sviluppato quasi un'attenzione che spesso e volentieri nella nostra quotidianità non la coltiviamo abbastanza, quello di osservarsi intorno, di aprire gli occhi camminando, di scoprire dei segni, dei simboli, l'importanza dei luoghi. E è quasi un vero e proprio sistema di indagine, ci dice l'autore stesso alla fine dell'introduzione. E per quanto, per essere appunto un sistema di indagine e un sistema di conoscere, di conoscenza, diventa anche quindi un atto politico, perché quando si scopre qualcosa anche della propria realtà quotidiana, poi siamo mossi in qualche modo da un'emozione, da un'idea, da un qualcosa da fare. È proprio vero quel detto che niente di più inedito dell'ovvio, a volte un monumento, anche qualcosa che osserviamo nel nostro percorso per andare al lavoro. E, ecco, però tutti questi luoghi, vorrei appunto che fosse l'autore a svelarli o una parte di essi, mi limito semplicemente a dire che un altro carattere di questo testo ed è anche, se volete, un po' all'origine di un effetto di disorientamento che suscita la lettura, perché è stato definito come un inventario parziale, però poi a un certo punto la narrazione è così rapsodica, è così intrecciata, è così conquista, perché non si crede che una cosa del genere possa esistere ancora o sia esistita, o che ancora ci siano tracce di un momento storico, di un'esperienza. Ed ecco che almeno l'effetto che ha generato in me, a un certo punto non andavo più a fare riferimento sulla mappa geografica, perché una guida turistica ha bisogno, insomma, del riferimento alla mappa geografica, capire dov'è esattamente quello che viene descritto, ma il piacere di continuare a leggere questa narrazione. E io penso che
questo sia un bel dono e generi una vera e propria emozione di gioia, scoprire che in fondo la realtà supera la fantasia. E se poi questa realtà è quella in cui ci troviamo a vivere, oggi Firenze, ma potrebbe essere anche una nostra città, è ancora più bello. Nicolò, potrebbero essere molti i luoghi, alcuni evocati da Leonardo Domenici, e ce ne sono tanti di gustosi. Vorrei citarlo solo uno per rendere omaggio in fondo a una figura storica un po' dimenticata, ma oggi importante, e che in fondo è anche un po' all'origine di questo lavoro, ed è il monumento dimenticato a Anna Maria Luisa de' Medici. Anna Maria Luisa de' Medici è l'ultima esponente della casata de' Medici, colei che ha avuto un compito in vita dolorosissimo, quello di consegnare agli Asburgo Lorena passare le consegne di una casata, la sua, i Medici, che nel 1743 non aveva più eredi, e quindi ha dovuto fare con gli Asburgo Lorena un vero e proprio patto di famiglia. E lei, appunto, una donna del 1700, ha avuto l'intuizione in questo patto di porre delle condizioni molto chiare, che il patrimonio del Granducato non fosse disperso, ma rimanesse sul territorio per, vado a memoria, l'utilità del pubblico, l'ornamento dello Stato e la curiosità dei forestieri. Quindi ecco, noi oggi come forestieri in qualche modo rendiamo omaggio anche in parte a questa che fu una scelta lungimirante che ebbe appunto Anna Maria Luisa de' Medici. Ma questo è un aspetto, ce ne sono moltissimi altri. Prego Nicolò. Grazie Samuele, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei un po' deenfatizzare alcune cose che sono state dette da Domenici e in parte anche da Samuele. Questo, non c'è nessuno sforzo letterario in questa guida, sono stati anche altri libri che ho scritto molto più, come dire, impegnativi per quello che è stato, come dire, il travaglio in un certo modo. Tuttavia probabilmente questo sarà un libro che avrà molto successo commerciale, per così dire, cioè quel tipo di cose che poi piacciono, che possono andare, perché in effetti costituiscono una collezione di informazioni inedite. Sono un po' in imbarazzo, paradossalmente, con coloro che tra di voi sono qui per partecipare al corso degli amministratori dell'Italia dei Valori a Bruxelles, perché venire a Bruxelles e sentirsi parlare in questa circostanza, non di Europa, non di rapporti fra enti locali e Unione Europea, nemmeno dell'Italia, nemmeno delle regioni, ma poi insomma di Firenze, uno dice fa tutta questa strada e poi siamo qua a discutere di Firenze, tutto sommato può essere paradossale. Tuttavia credo che le ragioni ci siano di avere questo incontro, in parte perché oggi è il 21 giugno, inizia l'estate e tutti i giorni in cui comincia una stagione, dall'inizio del mio mandato parlamentare, quindi dal 21 settembre del 2009, ho sempre organizzato un evento che avesse a che fare con la cultura. L'ultimo, il 21 marzo, è stato un convegno insieme al Dipartimento Danza e Spettacolo dell'Italia dei Valori a Roma, molto affollato, su Italia al FUS e via dicendo, e oggi trovandomi per forza, comunque non potendo andare in Italia, a Bruxelles, abbiamo pensato di, approfittando di un libro che in effetti sta uscendo, è appena uscito in Francia e in Belgio, sta uscendo in Italia tra poche settimane anche in Gran Bretagna, eccetera, che era il momento giusto per parlarne. Ma già di questo, perché io credo che poi possa fornire alcuni, come dire, elementi utili proprio nell'ottica dell'amministratore e nell'ottica della riappropriazione delle nostre comunità, delle nostre città. Samuele mi chiedeva ma come è nata la genesi di questo, tutto casualmente, è stata una cena 3 anni fa, non ero deputato, una cena nella quale casualmente ho incontrato questo Thomas Jonglet, che è l'editore di questa collezione di libri,
E io gli feci l'osservazione, lui parlava di questa, di questo tipo di collana che va molto bene, che è pubblicato in varie lingue e via dicendo, dice, ma non c'è niente su Firenze, no, dice, su Firenze non ho ancora trovato nessuno, dico, no, lo faccio io su Firenze, non, no, no. E lui ha detto, oh, benissimo, volentieri, vai, tranquillo, con quel tipo, voglio dire, di impegni che vengono prese alla leggera, cose che vengono lanciate lì sul, sull'occasione, e poi subito dopo due settimane mi scrive, allora mi raccomando, il piano di lavoro, mi puoi cominciare a proporre alcune idee. La cosa ha preso inaspettatamente corpo rispetto a quella che all'inizio era, non dico una buttata, ma insomma qualche cosa che era stato semplicemente, cioè, è cominciato per me un vero e proprio viaggio, un viaggio più o meno fermo, vale a dire un viaggio del tutto cittadino, in ambienti in buona parte noti, come naturalmente Firenze è per me, essendo nato e avendo studiato, avendo vissuto fino, non tanto in realtà, io sono andato via da Firenze a 25 anni, cominciando poi la carriera dopo di funzionario internazionale, via dicendo. Ma avendo continuato a mantenere il rapporto con Firenze in modo strutturale, in ambienti quindi noti, ma dove a ogni passo poi si scoprono delle cose singolari. Innanzitutto devo dire che questa guida, ci tengo a dirlo, l'ho scritta io, perché spesso i politici si fanno scrivere le cose, magari scrivono qualche cosa, poi mettono la firma, poi c'è il negro, come viene detto in gergo, che offre il grosso del lavoro. Tranne, e devo dire che questo non è segnalato nell'edizione italiana per una svista dell'editore, ma c'è nelle altre edizioni, tranne una serie di schede tematiche in blu, che sono degli approfondimenti soprattutto sulle valenze simboliche, addirittura esoteriche, di alcuni luoghi di Firenze, che invece l'editore, io non sono un esperto del settore, ha chiesto a uno studioso portoghese, a cui va il credito nelle altre edizioni, e se ci saranno altre edizioni di questa guida in italiano ci sarà sicuramente menzione del suo nome. Altrimenti l'ho fatta tutta io. E tranne un altro aspetto che ha costituito in un certo modo lo sforzo, e questo devo dire è già un'indicazione per certi aspetti politica, ha costituito uno sforzo parallelo di un altro libro, vale a dire la verifica, l'accertamento, la conferma delle condizioni di accesso di tutta una serie di luoghi che ci sono, che si sa che possono forse essere visitati o che non si sa, ma che poi capire quando, dove, con chi, il numero di telefono, l'email, soprattutto laddove questi luoghi sono in qualche modo di proprietà pubblica o legati ad enti pubblici, ci si perde in una sorta di vero e proprio ginepraio. Per cui se il privato è facile l'accesso, se è disposto a dare l'accesso a luoghi che possono essere di interesse ma che sono normalmente chiusi, e invece se sono luoghi di proprietà pubblica, normalmente non disponibili ma che possono essere aperti su richiesta altro, avere le notizie sulle reali condizioni di accesso ha richiesto tutto un lavoro che io a un certo punto non riuscivo a fare, ho incaricato una persona, Cinzia Borsotti, che ringrazio nella prefazione di aver svolto proprio questo lavoro specifico. In realtà questo viaggio poi è stato, come dire, una sorta di grande occasione di incontro costante con mille persone. Per certi aspetti questo sarebbe stato utilissimo in campagna elettorale, perché è un esercizio di pubbliche relazioni fenomenale. Si conoscono persone, si viene introdotti ad una serie di ambienti, si scoprono mondi che non aspettavano altro magari che di essere scoperti finalmente da qualcuno. Insomma, tutta una serie di situazioni particolari, che possono essere anche in un certo modo catalogate. Ci sono ad esempio i luoghi che sono aperti o che sono disponibili a essere conosciuti, ma che si lamentano del fatto che non lo sono e che sono ignorati anche dalle istituzioni. Ad esempio cito museo di attrezzi sportivi molto, molto singolare, dove ci sono le racchette da ping pong con uno specchio da una parte e dall'altra parte si può tirare la pallina, ci sono le partiture che venivano utilizzate durante le partite di tennis nei primi anni del secolo, quando si stava al pianoforte a suonare a bordo campo, cose abbastanza
abbastanza singolari. È un privato che ha messo su questo museo dagli anni 80 in centro a Firenze e dice: è la prima volta che viene qualcuno, un politico, un rappresentante istituzionale a vedere questa cosa, perché io ho cercato di promuoverlo in tanti modi e nessuno mi ha mai considerato, nessuno mi ha mai dato lo spazio, nessuno mi ha mai voluto inserire nei circuiti culturali della città. E ci sono vari casi, voglio dire, come questo. Ci sono poi altri episodi opposti di realtà che sono di grande interesse, io credo, per la collettività, ma che vengono tenute proprio nascoste da chi detiene poi le chiavi. In alcuni casi siamo riusciti a convincerli a essere pubblicati sulla guida e quindi a essere, sono giardini privati, sono saloni, sono palazzi particolari. In altri casi devo dire purtroppo non ci siamo riusciti. C'è ad esempio un giardino privato a Bello Sguardo che offre una vista panoramica su Firenze, secondo me singolarissima, perché è l'unica vista, perché conosce Firenze da occidente. In genere Firenze dall'alto la si vede da nord o da sud, da Fiesole o da Piazzale Michelangelo, questo invece da occidente, che permette ad esempio nella vista dall'alto di Firenze di vedere le facciate del Duomo e le facciate di Santa Croce, che invece si vedono sempre di sbiego, di fianco, dalle altre punti di vista. È proprietario un inglese di questa vista, abbiamo perso mesi per convincerlo a dare un giorno, un telefono nel quale chi può interessato alle sue condizioni può, non c'è stato niente da fare, ha detto di sì, poi ha detto di no, ha detto di sì e alla fine ha detto di no. E come questo, devo dire, ci sono stati altri casi, anche purtroppo di situazioni nelle quali c'è un finanziamento pubblico, penso ad esempio alla Fondazione Longhi, alla Villa dei Tatti, che è un vero tesoro, molto interessante, ma che a un certo punto ha posto il veto: no, noi su una guida del genere non ci vogliamo stare, non vogliamo visitatori, non vogliamo persone che ci possono disturbare. Una serie di università americane che hanno splendide ville intorno a Firenze, con tesori rilevanti, giardini magnifici, e molte di queste, devo dire, ci hanno chiuso la porta. Questo è un peccato. Naturalmente, se la richiesta di una fruibilità di questi spazi venisse magari da un'amministrazione pubblica, avrebbe più potere, e stiamo parlando di fruibilità che può essere concessa una volta al mese, due volte l'anno, giorni particolari, voglio dire, in condizioni che io credo possano essere assolutamente sostenibili per i proprietari o i gestori di questo spazio. Poi vi sono alcuni luoghi che sono, come dire, più o meno noti e costantemente aperti, l'accesso non è difficile, ma non così noti. E c'è una lunga lista: il Chiostro dello Scalzo, il Museo Annigoni, che è un museo nuovo, il museo della Fondazione Capucci sulla moda contemporanea, che in realtà hanno un'attività regolare, che sono sostanzialmente sempre aperte al pubblico, ma che pochi fiorentini. Io per ogni scheda ho fatto sempre una sorta di sondaggio tra gli amici: tu conosci questa cosa, ma sai che c'è un pezzo del comune di Arezzo, in una sorta di enclave di Arezzo dentro il comune di Firenze, che è una delle cose che racconto in una scheda di questo libro, un luogo dove sono stati sepolti centinaia di aretini nel 200 massacrati dai fiorentini, e questo è un luogo che amministrativamente proprio appartiene ad Arezzo invece di Firenze, nonostante si ritrovi nella cinta di Firenze, le Gualchiere, facevo spesso una sorta di sondaggio per capire luoghi più o meno noti, se venivano riconosciuti dai miei conoscenti o meno, e sulla base delle risposte poi dicevo: mettiamolo o non lo mettiamo nella guida. Leonardo ha giustamente sottolineato come abbia voluto, non senza difficoltà devo dire con l'editore in alcuni casi, insistere anche su alcune questioni e alcune dimensioni di contemporaneità a Firenze. Il nuovo giardino aperto dalla Cassa di Risparmio a Novoli, che è un quartiere estremamente, voglio dire, anonimo in buona parte di Firenze, il Palazzo di Giustizia, che è difficile accesso, ma quando è stato aperto ha avuto un grandissimo successo di visitatori. E spero che la pubblicazione di questo palazzo nella guida sia un incentivo a renderlo fruibile. Sono le torri più alte di Firenze, questo nuovo Palazzo di Giustizia, non ancora aperto perché l'opera architettonicamente è finita, i mobili da più di un anno, no? Non sono ancora arrivati, è una delle questioni, voglio dire, classiche italiane, ma sono le torri più alte di Firenze dopo il Duomo e il campanile di Giotto, quindi con un impatto importante. Ci sono poi altri
molti altri, devo dire, episodi legati a tracce del Novecento o della fine del Novecento, dell'inizio di questo secolo, che sono inseriti nella guida, proprio perché poi l'insolito e il segreto appartengono anche ai nostri giorni. Io credo che alla fine, per me la cosa, come dire, più interessante di questa guida, di questo esercizio, e per molti aspetti anche delle persone che ho incontrato, è, come dire, l'esigenza che avverti subito di riappropriarsi delle cose. Sotto questo profilo ci ho tenuto anche a includere tutta una serie di negozi, di esercizi commerciali, non per andare a comprare cose che vengono vendute, ma perché proprio l'esercizio commerciale ha una sua storia, una sua tipicità, e queste sono anche, come dire, forme di vissuto reale, non sono soltanto monumenti, statue, lapidi, tracce che vengono dal passato, ma sono insomma fermenti, quello che è un'attività commerciale, ma singolare perché viene da molto lontano o perché ha inventato qualche cosa cioè l'unica fabbrica, l'unico laboratorio, pare in tutta Italia, che ripara bicchieri o bottiglie rotte, è una moleria a Firenze che in effetti fa questo lavoro singolarissimo, con saperi artigianali che vengono ancora comunicati fino ad oggi. C'è tutto un percorso di farmacie che sono, come dire, secolari, se non in alcuni casi quasi millenari, che vengono segnalate perché portano avanti questo tipo di tradizione. Però, dicevo, è l'esigenza, come dire, che viene subito colta in questo lungo viaggio interno a Firenze, proprio la voglia di essere raccontati, la voglia di riappropriarsi. In fin dei conti, non voglio metterla, voglio dire, sul profilo dei grandi sistemi, però non c'è dubbio, viviamo in un sistema di grande globalizzazione, di profondi cambiamenti delle nostre città, del nostro territorio, la popolazione cambia, anche nel quartiere dove vivo io, che oltre Arno, in Viale Serragli, vedo, voglio dire, come cambia la popolazione. A pochi metri da casa mia, del resto, hanno installato i tunisini, la quota di tunisini che è venuta a Firenze in una ex scuola. C'è un passaggio di saperi, di conoscenze da una generazione all'altra che non è facile da fare, e uno sforzo come questo permette in effetti di ritrovare il racconto, la rete delle cose che vengono dimenticate ma che ci sono ancora, che bisogna far conoscere, e che facendole conoscere, devo dire, più di una persona, a cominciare da Varis Griffi, che ha fatto le fotografie, mi ha detto: io ho scoperto una nuova Firenze in questo lavoro e mi sento meglio adesso, cioè ci vivo meglio, non pensavo che ci fossero tutte queste cose. Così come molte persone che hanno la gestione, la proprietà di questi luoghi mi hanno detto: beh, finalmente per noi è una vera gratificazione, semplicemente sono su una guida, voglio dire, non è che sia cambiato chissà che cosa per loro, ma questo fatto di essere riconosciuti indubbiamente è una sorta di fermento vitale che io penso vada colto, e che credo sia un'indicazione politica questa, cioè in effetti c'è questo bisogno, e la determinazione nel collegare le esperienze vitali di un territorio, di farle emergere, di farle raccontare, di renderle fruibili alla collettività, alla comunità nel suo insieme, è in realtà, credo, proprio ciò che oggi più che mai plasma l'idea di comunità. Sono molto lieto di essere invitato a dare un contributo qui. Innanzitutto chiedo scusa per le mie mancante conoscenze della lingua italiana, non l'ho mai imparato, l'ho assorbito tramite 25 anni di matrimonio con una fiorentina, e questo è il mio legame con Firenze, un legame per matrimonio, per amore. Ma devo dire, leggendo questo bellissimo libretto, questo weekend, sono stato contentissimo di scoprire quanto c'è da dire su Firenze. Io conosco Firenze nel senso di aver visitato molto, di aver vissuto un po', di essere stato, di aver
sposato in una chiesa in Via dei Benci. Ma la cosa che mi garba di questo libro è il fatto che spiega tanto su Firenze. È un libro davvero affascinante. C'è tanto sull'arte, naturalmente, come si aspetta, una guida su Firenze, ma c'è anche tanto di più sulla vita delle persone che hanno vissuto, che hanno lavorato, che si sono innamorati, che sono morti a Firenze. La gente non solo italiani, non solo fiorentini, la gente come Elizabeth Browning, una poeta molto conosciuta inglese, che adesso sta in un cimitero che ho visto tante volte, però non ho mai visitato. O anche le vittime dell'inondazione del 66. Io non sapevo che c'erano delle vittime. 37, se ben mi ricordo, incluso una casa tragica di una donna handicappata che è spiegato qui. Queste persone evidentemente non sono conosciuti come è conosciuto l'arte a Firenze, ma comunque questo libro gli dà un certo onore e questo lo trovo molto, trovo affascinante. È un libro che celebra non solo l'arte, ma anche tutto che c'è della vita a Firenze. Un libro che spiega lo sviluppo della pelle, della seta, della lana, della pietra, la carta, l'oro, tutto che è stato fatto e che fa questa città di Firenze non un museo, ma una città vivace. Una città che dà tanto alla nostra cultura. E c'è anche molto sulla lingua, la lingua che in realtà è diventata quella di una nazione, una lingua che è nata in questa città, ma che si è tanto sviluppato anche altrove. E devo dire che leggendo questo libretto, ho chiesto in continuazione a mia moglie se sapeva questo o quest'altro sulla città. Lei mi diceva di no, in realtà forse la sapeva, ma forse non sapeva perché una certa cosa. Non mi sorprende di Niccolò, conoscendolo da tanti anni adesso come intellettuale, non sono per niente sorpresa, ma non è una guida, non è una guida turistica. È un'opera d'arte su una città, una guida per le pensatore, forse. Se mai ha bisogno di un futuro lavoro, Niccolò, sono sicuro che... è un libro anche che è molto, secondo me, che beneficia anche molto delle foto di Waris Griffi, che sono delle foto bellissime di questa città. Una città borghese, ma anche una città del centro-sinistra. E devo dire che su tutto che ho scoperto in questo libro, ho scoperto finalmente perché mio suocero ci invitava a cena dicendo «Buccaoli, ce l'hai paste!» Io raccomando a tutti questo libro, ma soprattutto ai fiorentini, che vogliono scoprire di cosa si tratta Firenze. È un'opera d'amore su questa città e devo dire che mi ha dato un grande piacere di leggerlo e spero anche che dà lo stesso piacere ad altri. Io mi trovo un po' adesso nella posizione del giovane segretario alla fine di una lunga riunione che chiese al presidente dicendo «Presidente, tutto che si può dire è stato già detto». Il presidente che risponde «Sì, ma non da tutti». Va bene, è tutto che c'ho a dire. Sa di andare?